Allora, dov'ero rimasta? Hai solo detto hocus pocus badabadu. Oh, certo. Hocus pocus badaba... Tata Susida! Oh, insomma, cosa vorrà adesso? Tata! Voglio una tazza di tè! Sì, sì, arrivo! Oh, non riuscirà mai a finire il biglietto. Temo che dovrò fare l'incantesimo io stessa. Allora, com'erano le prime parole? Oh, certo! Hocus pocus badabadu! Proviamo. Vorrei un biglietto d'auguri. Per favore, fate presto! Funziona! Cosa fate, sciocchi pennelli? Sbrigatevi! Non abbiamo tutto il giorno! Insomma! Brutti, cattivi pennelli! Ora farò un altro incantesimo e voi sarete costretti a sbrigarvi! Vai! Forza! Via! Letto! Voglio un biglietto d'auguri! Fallo presto! Oh, ho perso il controllo! Picchia! Shh! Ci troviamo in una biblioteca. Bisogna fare silenzio, maestà. Wow! È enorme! Ci sono tanti libri qui. Come riuscite a non farli svolazzare in giro? Questi non sono libri magici, quindi non volano, maestà. Oh, e come trovate quello che state cercando, allora? È facile! Lo chiediamo al vecchio saggio bibliotecario. E questo vecchio saggio bibliotecario dov'è ora? Vi serve aiuto? Sei tu il bibliotecario, allora? Certo! Sai dove vanno le stelle quando sorge il sole? Eh sì, la risposta che cercate nel settore astrofisica, secondo scaffale numero 520.34, da questa parte. Ma abbiamo già cercato la risposta nei libri. In quali libri avete guardato? Nel libro di fiabe, innanzitutto, e in quelli di incantesimi, ma non c'era nulla. Beh, ci sono molti libri diversi per cose diverse. Come vedete, ci sono libri di fiabe. Oh, guardate, una strega! E libri su come funzionano le cose. Wow, questo è un razzo! Ci sono libri che parlano di musica. Oh, musica per ottoni, per elfi, che bello, è la mia preferita. Ci sono libri sugli animali. Oh, polli, molto interessante. Libri che parlano di ortaggi. Oh sì, adoro gli ortaggi, specialmente i piselli. Puoi trovare qualsiasi risposta se guardi nel libro giusto. Ah, ecco, ci siamo. Un libro sulle stelle. E quello cos'è? Non lo sappiamo. Quello è un bocciolo. E sono i bruchi a farlo. Allora, secondo te c'è il bruco Betty lì dentro? Sì, ma quando verrà fuori dal bocciolo, a quel punto non sarà più un bruco. E che cosa sarà? Una rana, forse. Una rana? O forse un uccello? Ho capito! Il bruco Betty presto si trasformerà in un uccello, così potrà volare! Ah, un bozzolo! Sì, papà, e Betty il bruco si è nascosta lì dentro. E quando verrà fuori, sarà capace di volare! Perché sarà diventata un uccello! A dire il vero, i bruchi normalmente non si trasformano in uccelli. Si trasformano in rani, allora? No, nemmeno i rane, no. Scusate, in che cosa si trasformano? Buongiorno, Betty.
Sembra la stessa. Guardate, ha le ali! Wow, è diventata una farfalla! Betty la farfalla! Guardate, stanno volando tutti insieme! Betty sembra molto felice! Vieni, andiamo da loro! Ora tutti quanti possono volare! Ma io no, io non posso! Ben, credevo che gli elfi fossero molto bravi a usare le coccinelle per volare! Avete ragione! Gli elfi possono stare sul dorso delle coccinelle! E io sono un elfo! Dove stiamo andando? Ora andiamo in cucina! Possiamo usare il calderone di Tata Susina per preparare il gelato! Oh! Hai intenzione di preparare il gelato con la magia? Ovvio! In che altro modo, se no? Ma Holly, i tuoi incantesimi non sempre riescono alla perfezione! Far apparire del gelato è una cosa facilissima! Guarda! Abracadù, abracadorno... gelato per tutti, per tutto quanto il giorno! Visto! Ha funzionato! Wow! Ecco il gelato per tutti quanti voi! Grazie mille! Adesso ve ne porto ancora! Oh, ce n'è un po' troppo! Spero che si fermi presto! Temo proprio di aver chiesto del gelato per tutto quanto il giorno! Non ci voleva! Ah, siamo quasi al castello! Sì! Ed è bello vedere che il regno non è ricoperto di rane o di gelatina magica! Già! Holly deve essersi comportata bene oggi! Ah! Ho fatto apparire troppo gelato, Ben! Cerca di fermarlo, Holly! Cerca di fermarlo subito! Zigidi, zigidi, zop! Stop, stop, stop! Per fortuna! Così va meglio! Scusate, dov'è il gelato che ci avete promesso? Per Pipirindina! Sta arrivando qualcuno! Andate sotto il letto! Quella deve essere la mamma di Lucy. Oh no! La finestra è chiusa! Come faremo ad andarcene ora? Questo è un lavoro per elfi. Gli elfi sono bravi ad aprire le finestre. E io sono un elfo! Fermati, Ben! Così sveglierai Lucy! Scusami! Ho paura che un elfo non basti, ce ne vorranno molti di più. Adesso chiamo altri elfi. Oh, qui non c'è abbastanza segnale, proviamo quassù. Cerca di non avvicinarti troppo, Ben. Aiuto! Cosa aveva detto la Tata? Oh sì, sbatti forte le ali. Ma io sono un elfo e gli elfi non hanno le ali. D'accordo, agita velocemente le braccia. Ehi, ciao! Tu non ti dovevi svegliare! Non avresti mai dovuto vederci! Chi siete voi? Io sono Holly e sono una principessa delle fate! Una vera principessa delle fate! Quindi hai le ali e usi la bacchetta magica? Sì! E lui è Ben, è un elfo! Ciao Holly, ciao Ben! Oh, ti ho scritto una letterina! Ti ringrazio! Oh, è così piccola! Si sente malissimo, vecchio saggio! Ma Tata Susina, hai idea di che ore sono adesso? Non ti ho chiamato per sapere che ore sono! Siamo in una grande casa e la finestra è chiusa! Ho bisogno che gli elfi ci aiutino! Ho capito! E quanti elfi ti servono? Tutti quanti! Aiuto! Mettiamoci al riparo! Aiuto! Il mulino è impazzito! Guardate come girano veloce!
veloci le pale! Troppo veloci! Il mulino a vento è fuori controllo! Si sta riempiendo di farina, ne produce troppa! Ma non volevamo ottenere proprio questo? Dobbiamo fare in modo che le pale rallentino subito! Ah, e va bene! Pronuncerò un'altra formula magica per fermare il vento! No, ti ringrazio molto, Tata Susina! Per oggi ne abbiamo abbastanza di magie delle fate. È il momento che gli elfi si diano da fare. Qual è il tuo piano, vecchio saggio elfo? Dobbiamo soltanto prendere al lasso una pala e così fermare il mulino a vento. Tenetevi forte a questa fune, amici elfi. D'accordo! Sei proprio sicuro che sia una buona idea? Sappiamo quello che stiamo facendo. Adesso rimanete indietro e fate attenzione. È riuscito a prenderla! Urrà! Un gran bel lavoro, vecchio saggio elfo! Te l'ho detto che avrebbe funzionato! Spero almeno che si divertano! Felici di essere lassù. Gli elfi non sono mai felici, non preoccuparti. Forse è il caso che tu adesso provi a fermare l'incantesimo, Tata Susina! Scusate, che cosa ha detto? Ferma subito il vento! Come vuoi! Obbedisci, vento! Ti ordino di sparire subito! Che dovrete suonare per il re e la regina Calendula. Sono persone molto snob. A noi piace la vostra musica, ma al re e alla regina Calendula purtroppo no. Giusto, quindi suonate la sua melodia, prego. Eccellente! Holly, la banda degli elfi suona meglio adesso? E come, papà? Sentirai, si sono esercitati tutto il giorno. Va bene, sentiamoli suonare. Oh! Così è davvero meglio! Sì. È bellissimo, ma ancora non sono convinta che piacerà ai nostri ospiti. Perché, mamma? Perché loro non amano le cose semplici di campagna e questi strumenti hanno un suono così, grezzo. Risolvo tutto io. Come? È facile, userò la magia per rendere il suono più normale. Signor Elfo, suoni la melodia. Fantastico! Questo è esattamente il tipo di musica che piacerà ai nostri ospiti. Problema risolto. La regina non sembra molto felice. Se volete del cibo, posso farne apparire un po' nel mio cestino da picnic magico. Che cosa vorreste mangiare? Adora le cose dolci. Esattamente, che tipo di dolci? Gelatina? Oh, io so fare la gelatina! Attenzione, Tata! Non vogliamo un'inondazione! Non preoccupatevi, so benissimo quello che faccio! Cestino magico, per cortesia! Dammi un po' di gelatina, ma che non troppa sia! Ne volete ancora? Nessun problema! Attenta, Tata Susina! Oh, signor Elfo, la smetta di agitarsi! Al cestino chiederò gelatina ancora un po'. Tata, vogliono tutte la gelatina. Oh, santo cielo, ci vorrà un giorno intero. Devo farne subito molta di più. No, Tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Oh, inondazione!
porzione di gelatina! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Inondazione di gelatina! Mi par di udire delle voci. Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando! Non so, non riesco a sentire. Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! C'è un'altra mappa! La X indica il piccolo castello! Impossibile! Ho spolverato ogni più piccolo angolo del castello, ma non c'era nessun indizio. Forse è ben nascosto, mio dolce tesoro! Tutti al piccolo castello! Salve, benvenuti! All'arrendaggio! Oh, santo cielo! Papà, stiamo cercando un vero tesoro dei pirati! Vi presento mio zio, Barbarossa, l'elfo pirata! Vostre maestà? Lei è un pirata per caso? Non un pirata cattivo, vostra maestà, ma uno di quelli buoni! Io sono Barbarossa, l'elfo pirata! Beh, un elfo pirata! E allora, dov'è questo tesoro? Sopra al castello, io punto al cielo sconfinato, ed è proprio sotto di me che l'indizio che cerchi è celato. Questo non ha alcun senso. Ci sono! Il tetto è sopra il castello. E di sicuro punta al cielo. Molto intelligenti, vostre maestà. Ma andiamo, è ridicolo! Ho spolverato il tetto centinaia di volte. Ma l'indizio dice che è nascosto al di sotto. Ho un'idea! Da un'occhiata sotto il tetto, Tata Susina! Ne siete sicuro, vostra maestà? Certo, te lo ordino! Come volete. Bidi, bodi, bu, tetto vai più su! Oh, intendevo dire, da un'occhiata attraverso la porta della soffitta! Ah, ecco. Un'altra mappa! La X è sul fiume. Andiamo! Aspettatemi! Oh, accipicchia, temo che il re li abbia appena trovati. E questa da dove salta fuori? Andiamo, quanto baccano per una piccola creatura! I girini, eccoli! I girini sono diventati rane, hai visto, principessa Holly? Quali girini? Quali rane? Che cosa sta succedendo? Papino, ti avevo detto che avevo dei compiti da fare, ricordi? Venite, ranocchie, da questa parte! Questa è la mia camera e questi sono i miei giocattoli. Cra, 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 cra. Possiamo giocare a nascondino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Chi c'è? C'è, io sto arrivando! Vi ho trovate! Giochiamo a qualcos'altro! Ora della nanna, principessa Holly! Tata, saluta i miei nuovi amici! Sofficino, Balzello, Verdolino e... Ben! Ciao! Buonanotte, ranocchietti! Bambini, ripetete dopo di me. Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia! Cestino magico per cortesia, gelatina, gelatina, ma che troppa non sia! Ura! Oh! È troppo poca ora! Le coppe sono un po' piccole, vero? Sì, ce ne serve ancora. D'accordo, allora proviamo così.
Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Oh! Ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Gastone non è triste, anzi è molto felice. Vedrai che sarai ancora più felice adesso, perché non dai un'occhiata alla tua tana? Gastone! Come vi dicevo, le coccinelle non sono mai felici. Gastone, che cosa ti succede? Da non credere. Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima, in disordine e puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì. Siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine. È divertente! Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto! Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito. Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima. Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano. Certo! È proprio a questo che servono gli amici. Venite, andiamo a giocare. Sai per caso se può volare? Beh, la mia bacchetta è magica, ma io non credo che possa volare. Deve essere lassù da qualche parte. Se solo fosse capace di parlare per dirci dove si trova. Allora è semplice, non è capace di parlare ma sa emettere un suono. È come una specie di tintinnio. Perfetto, adesso prova a chiamarla. Va bene. Bacchetta, bacchetta. È la mia bacchetta. Il suono arriva da lassù. È una gazza ladra! E ha preso la mia bacchetta! A loro piacciono gli oggetti che brillano! È andata troppo in alto! E non mi ha permesso volare fino a quell'altezza! Non c'è problema! Mi posso arrampicare! Fa attenzione, Ben! Sta tranquilla, Holly! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi! E io sono un elfo! Ciao, uccellino! Possiamo riavere la nostra bacchetta magica, per favore? Bene! È stato facile! Accipicchia!
Sei riuscito a convincere la gazza ad aprire il becco. Io non ne sarei mai stata capace. Sì. Gli elfi sono bravi in questo genere di cose. Sarà meglio andare prima che la gazza tenti di riprendersi la bacchetta. Va bene. Decolla, Gastone! Decolla, decolla! Attenzione! Sta per uscire una carota! Tirate su! Tirate su! Tirate su! Wow! Oh, ciao, principessa Holly! Buongiorno, signor Elfo! Da questa parte! Ciao, ciao! Arrivederci! Qui invece coltiviamo la lattuga! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Sgomberate il campo! Andiamo, presto! Ma perché adesso hai aperto l'ombrello? Perché tra poco faremo piovere. E userete la magia? A noi non serve la magia. Abbiamo a disposizione un innaffiatoio gigante. Wow! Spingete su! Spingete su! Spingete su! Spingete su! È davvero fantastico! Se trovi questo fantastico, allora aspetta di vedere la piantagione di pomodori. Ed ecco qui la piantagione di pomodori! Wow! Mi dispiace, ma siamo invasi dai parassiti dei pomodori. Oh, perbacco! Ai parassiti dei pomodori piace tanto mangiare i pomodori. Già! Andate via! Ciao! Ciao! Sparite! Via! Oh, sono di nuovo tornati! Già! Se solo riuscissimo a trovare un modo per poterci liberare di loro! Gastone li ha spaventati! Certo, è ovvio! Alle coccinelle piace mangiare i parassiti dei pomodori! Bravissimo, Gastone! Diventerai la nostra coccinella da guardia. Adesso possiamo pensare a raccogliere un pomodoro. Tagliatelo! Alzo, alzo, scavo, scavo, scaviamo tutti insieme. Giro, giro, rotola un po', rotola un po'. Principessa Holly, vuoi avere l'onore di salire a dare i colpi sul secchiello? Alzo! Alzo! Ecco fatto! E ora possiamo entrare? Ma non c'è la porta! State tranquilli, ci penso io! Ah, ecco la vostra porta. Visto che questo castello è solo nostro, ho deciso che non mi devi più chiamare principessa Holly. Ora sono la regina Holly. E io sono re Ben. Oh, caspiterina, è ora di andare a casa. Oh, papà, ti prego, possiamo stare ancora un po' nel castello a giocare? Ma guardate, la marea sta salendo e... Per favore, signor Elfo, restiamo ancora un po'. Solo qualche minuto, ok? Noi carichiamo i bagagli, ma appena vi chiameremo venite subito. Sì, mamma. Certo, promesso. Oh, guarda, il mare si sta avvicinando. Fantastico! Presto il castello avrà un fossato. Oh, Holly ha dimenticato la sua bacchetta. A proposito di Holly, andiamo a chiamare i bambini. Non voglio scendere mai più. Voglio restare qui nel nostro castello per tutta l'eternità.